Signora, non sa che è proibito giocare con l'acqua? No, è che il bambino mi ha scappato con la borsa. Ma che bambino mi ha scappato? Io non sono stato. Chiudi la bocca, ne parliamo a casa, tu e io. Chi, lo vuoi raccontare a Fede? Grazie. Di niente, ma la prossima volta, per favore, stia più attenta. Non ci sarà una prossima volta. Glielo posso assicurare. Allora? Come va? Come ti vedi? Benissimo. Sono persino più belle di prima. Hai visto, amor mio? Sarò anche una pazza, un po' eccessiva, definiscimi pure come vuoi, ma sono una brava parrucchiera. Per questo ti sei arrabbiata per quello che ho fatto? Sì. Come potevo non arrabbiarmi? Io sono una grande professionista. Beh, se vuoi posso andare a parlare con tutte le clienti che erano qui. No, non ne vale la pena. Quelle due matte ritorneranno. Adorano i pettegolezzi che si fanno dal parrucchiere. Quelle due le fa impazzire. Io gli sto molto simpatica. Che carina. Sofia? Sì? Ti posso fare una domanda? Certo. L'asina, voglio dire l'asinella di tua madre. Sì? Come tratta Flor? Più o meno come me. Brava, hai preferito organizzare il piano con due sconosciute piuttosto che con la tua migliore amica. Perché la mia migliore amica è una pettegola e avrebbe raccontato tutto. Pettegola? Mi hai dato della pettegola? Sì, ti dico pettegola e anche fifona. Per questo ho scelto le ragazze, perché sono più coraggiose di te. Oh, bene, ora so cosa pensi di me. Mi fa molto piacere. Ti è stufato, Valentina, fai la martire per ogni cosa. Non gridare! Sì, ti grido. E ora lo sai una cosa, non ti dico niente su Gonzalo, niente, no, me ne vado. No. Che cosa ti ha detto? Che ti ha detto? Niente, sarò una tomba. Tomba? Tomba. Allora non ti dico che mi sono comprata nel negozio? Cosa ti sei comprata? È una maglietta, non è vero? È quella che abbiamo visto? Se me la fai vedere te lo dico! Per favore, per favore, per favore! È bellissima! Visto? Sì, è bellissima, raccontami. Va bene, al circolo l'hanno fatto nero e poi l'hanno cacciato. Cacciato? Cacciato, via, l'hanno cacciato! Ma io volevo dargli solo una lezione, non lasciarlo senza lavoro. Beh, ti sei vendicata, è andata così. E come sta? Molto male. È arrabbiatissimo. Mi ha detto che avrebbe parlato con te. A qualcosa serve la pettegola codarda. Scommetto che le tue amichette non lo sapevano questo. Federico! Com'è andata? È stato fighissimo! È stato fighissimo, Fede! Mi fa molto piacere. Aia pizzica! È la seconda volta che me lo dicono. No, io non ti ho detto niente. A me piace moltissimo come ti sta. Amore mio, che cosa ti è successo? Sono caduta in acqua. Thomas... Io non c'entro per niente. Oh, ma che orrore! Santo cielo, sembri uno strofinaccio. Sei un mostro. Ma che ha combinato Tommasino? Si è comportato male? No, Tommasino si è comportato molto bene. Lui è un angioletto. Sono io che sono scivolata. Meno male. Meno male cosa? Meno male che Thomas non è c'entra. Vero, Thomas. Ora però lo porto di sopra, lo faccio lavare e lo metto subito a letto. Andiamo, Tommy, coraggio di sopra. Tesoro, vuoi che ti faccia preparare un tè caldo? Sì, va bene. Grazie. No! Potevi arrivare un po' più tardi, Nico. Loro lo sanno che dobbiamo aspettare che si addormentino tutti. Possiamo arrivare tardi? Sì. Allora ti voglio chiedere una cosa. Come va con Clara? Niente, è solo che con questa faccia da caricatura che ho... Non essere così severo, anche tu e il tuo perché. Tu credi? Sì, non sarai un bijou come Federico, ma... Cosa? Niente, non ti distrarre. Hai presente quando la gente dice quel ragazzo è bruttino ma ha un grande cuore, Sì. Beh, tu... Cosa mi vuoi dire? Che sono bello dentro, questo? Certo! Bellezza interiore, bellezza interiore. Grazie, non sai quanto mi sento sicuro ora. Bellezza interiore, questo è quello che hai tu. Aspetta, cosa vuol dire che il lupo solitario non ha voluto incontrarti? Non so, è uno stupido, un imbecille, un isterico. Ciao, come stai? Scusate per il ritardo. Ciao. Tutto bene?
Cosa succede, Clara? Stavi protestando? No, non succede niente. Come va col negozio da parrucchiere? Sembra che mia madre abbia scoperto che la storia del sequestro era una truffa. No! Sì! Sì, è meraviglioso! Forza, forza, forza! Basta perdere tempo, a provare! Forza! Andiamo, muoversi! Combattimento. Devo impararla? Vieni. Ora no, ma dopo sì. Nico, vuoi leggere con me? Va bene, dai. Vai con la musica, Nicholas. Bene. Pronti? Via! Todo mis amigos me van a ayudar. Muchacha bonita, cha cha cha. Porque quiero que sepa que esta noche será bonita, muchacha, cha cha cha. Me pondré una pollera que se mueva al compás. Muchacha bonita, cha cha cha. Esta blusa cortita que te invita a soñar. Bonita muchacha te besará. Molto bene! E così era questo il tuo grande segreto, fratellino? Mi hai seguito? Sì, fortunatamente! Così posso cantare con voi! Cosa no? Sei matta! Toglietelo dalla Perché? Testa! No, tu no! Puoi cantare, io no! E oltretutto canto aspettate, meglio di te! Aspettate, aspettate, vediamo un momento! Tu sai cantare? Sì, perché non mi fate fare una prova? No, no, se lei entra nel gruppo io me ne vado! Sai che faccio? Lo dico a Federico. Aspetta, aspetta, Nico, non essere egoista. Perché io sì e lei no? Perché è piccola, non sa quello che vuole, non può uscire di casa la sera tardi. Lei deve studiare. No, non è per egoismo. Ma perché? È in fascia lei, eh? Beh, allora, proviamo. Va bene, dai, una prova. Puoi suonare con la chitarra Beautiful? Every day is so wonderful. Now and then I get insecure.